i bambini devono avere per diritto il sorriso. E lì ci sono tanti bambini che non sorridono. Marco Berri e il circolo degli amici della magia di Torino ce la stanno mettendo tutta per far sorridere i bambini somali. Lo hanno fatto anche a Cuneo nella festa di Natale della solidarietà organizzata da Confindustria. Noi siamo partiti con il professor Piero Bruzzese, che è il primario di cardiochirurgia infantile Regina Margherita, che mi ha coinvolto in questo progetto. Mi ha detto: guarda, avevo un amico somalo, un medico che è mancato 2 anni fa, aveva un sogno. E Mohamed aveva un sogno: costruire, premiare la parte e la zona della Somalia che rifiuta la guerra, e il Somaliland è questo. Costruiamo un ospedale pediatrico per i bambini, costruiamo un teaching hospital. Un teaching hospital perché per 6 anni gestiremo l'ospedale e i medici italiani insegneranno ai nuovi medici. È una donazione di tutti gli associati a questo ospedale africano. Per noi è molto importante cercare di contribuire per il bene altrui, molto importante. Siamo partiti un anno fa, fine gennaio, abbiamo messo il primo mattone, il primo dei 53.334 che servivano di questo certificato che ci siamo inventati, certificato di proprietà di un mattone. E a 10 euro è possibile finire l'ospedale, però noi siamo partiti a fine gennaio. Il 15 di gennaio di quest'anno, il prossimo del 2013, inauguriamo i primi 800 metri dei 1600 metri quadrati di questo progetto che ha fatto l'architetto Giorgio Rosenthal, e abbiamo visto bambini. Calcola che la Somalia è il paese con il più alto tasso di mortalità al mondo, muoiono circa 250 bambini ogni 1000 per malattie che io reputo stupide, come dissenteria, come problemi respiratori, come malnutrizione. E quindi è un dovere, cioè è la spinta che tutti noi abbiamo quando organizziamo la serata, quando ci battiamo per recuperare denaro, sono quelle facce di quei bambini che non sorridono. Come si può aderire al vostro progetto? Guarda, intanto occorrono ancora 800 metri quadrati di ospedale, e poi 10 giorni fa, un po' spinti dall'idea che il 15 apriamo, che i medici italiani andranno a trasferirsi lì, a dare il turno, poi si daranno il turno, e ne occorrono altri 800 metri, e poi c'è questa esigenza, ed è nata un mese fa, di 15-20 giorni fa, beh, no, ma occorre anche il blocco operatorio, che è una roba costosissima. Io ho detto: ma come facciamo? Però la spinta di quei bambini è una spinta importante. Come si fa? Ci sono tanti modi, ma uno è quello di andare sul sito www.marcoberrionz.org, e lì ci sono tutti i sistemi: carta di credito, conto postale, incontrandoci per strada, scrivendoci sulla ONLUS, con 10 euro uno acquista un certificato di proprietà di un mattone. Io dico sempre: se qualcuno vuole comprarsi un muretto può farlo. E quando si fa squadra, anche le magie più difficili sono possibili. Ciao.